Buongiorno a tutti da Cinzia e dalla Biblioteca Civica di Tortona. Siamo al nostro appuntamento con la lettura ad alta voce di un'opera della letteratura italiana. Ieri abbiamo terminato la lettura dei Malavoglia e oggi iniziamo con Italo Svevo la lettura di Senilità. Per introdurre quest'opera vi leggo la prefazione alla seconda edizione, scritta dallo stesso Italo Svevo, il 1 marzo 1927. Senilità fu pubblicata dapprima 29 anni or sono nelle appendici del nostro glorioso Indipendente. Poi, nello stesso anno, 1898, presso la libreria Ettore Vram, in un'edizione che ormai è totalmente esaurita. Questo romanzo non ottenne una sola parola di lode o di biasimo dalla nostra critica. Forse contribuì al suo insuccesso la veste alquanto dimessa in cui si presentò. Altrimenti sarebbe difficile di spiegare tanto silenzio dopo che il romanzo Una vita, da me pubblicato 6 anni prima e che era certamente inquinato da almeno altrettanti difetti, si era saputo conquistare l'attenzione di parecchi critici, fra i quali Domenico Oliva, che la espresse con parole abbastanza lusinghiere. Anzi, fu la lode di un sì autorevole critico che mi incoraggiò alla pubblicazione di questo secondo romanzo, il quale fu poi ignorato anche da lui, che pur certamente lo aveva ricevuto. Mi rassegnai al giudizio tanto unanime, non esiste un'unanimità più perfetta di quella del silenzio, e per 25 anni m'astenni dallo scrivere. Se ci fu errore, fu errore mio. Questa seconda edizione di Senilità fu resa possibile da una parola generosa di James Joyce, che per me, come poco prima per un vecchio scrittore francese, Edoardo Dujardin, seppe rinnovare il miracolo di Lazzaro, che uno scrittore, sul quale incombe imperiosa l'opera propria, abbia saputo più volte sprecare il suo tempo prezioso per favorire dei fratelli meno fortunati. È tale generosità che, secondo me, spiega l'inaudito successo che gli ebbe, poiché ogni altra sua parola, tutte quelle che compongono la sua vasta opera, furono espresse dallo stesso grandissimo animo. La mia fortuna non s'arrestò qui. Uomini del valore di Beniamino Crémieux e Valéry Larbaud mi regalarono il loro tempo e il loro affetto. Così poté avvenire che quasi metà del numero del 1 febbraio dell'anno scorso della rivista Le Navire d'Argent poté essere dedicata a me. Il Crémieux vi pubblicò uno studio sui miei 3 romanzi e la traduzione di alcuni capitoli della Coscienza di Zeno e il Larbaud quella di parte di 2 capitoli di questa vecchia senilità. La predilizione del Larbaud per questo romanzo me lo rese subito caro come nel momento stesso in cui l'avevo vissuto. Lo sentii subito nettato da un disprezzo durato per 30 anni, cui io per debolezza avevo finito con l'associarmi. L'articolo del Crémieux, una pietra miliare nella mia vita, suscitò a sua e anche mia grande sorpresa qualche sdegno da noi. Non potevamo non sorprendercene, essendo recenti della commossa prefazione del Larbaud al libro di Dujardin. Invece devo confessare che nel mio animo non c'è alcun rancore per la critica nostra, perché tanti anni mi ignorò. Prima di tutto è vero che vi sono alcune ragioni che spiegano tale oblio. E poi il rancore non si può parlare, visto che Silvio Benco e Ferdinando Pasini contano in tale critica. Il Benco, che mi concesse la sua amicizia fin dalla sua prima giovinezza, dedicò un articolo, di cui sempre m'onoro, alla Coscienza di Zeno, subito dopo la pubblicazione, nel 1923. Ferdinando Pasini, nell'agosto del 1924, mi sorprese con un articolo nella Libertà di Trento che alleviò quella dolorosa solitudine che è la sorte di tanti nostri scrittori quando hanno tentato di arrivare al pubblico. La benevolenza del Pasini mi incantò perché dovetti considerarla risultata da un puro giudizio critico. Di lui io sapevo solo che egli insegnava tanti con la parola e con l'esempio, mentre di me, prima di allora, egli non aveva conosciuto neppure il nome. La nostra amicizia si iniziò col suo articolo. Ma per ritornare a Senilità, debbo dire che essa da noi trovò un acuto e affettuoso critico in Eugenio Montale, che pubblicò uno studio a me dedicato nell'Esame, novembre-dicembre 1925. È questo il mio miglior lavoro ed è vantaggioso per me che chi legge di Zeno abbia conosciuto il Brentani? Amerei di poterlo credere. Intanto, mio giovine e pensoso amico, grazie per tanto studio e tanto amore. Pensa Valéry Larbaud che il titolo di questo romanzo non sia quello che gli competa. Anch'io, che so ormai che cosa sia una vera senilità, sorrido talvolta di aver attribuito ad essa un eccesso di amore. Eppure, per non confortarmi neppure ad un consiglio del Larbaud, che è non solo l'autore che tutti sanno, ma anche il lettore più ardente, l'aggettivo sa proprio all'autore di
se vi s'impunit la lettura, e che perciò colui che sa per propria genialità e per la pratica del pensiero di tanti grandi come un libro debba essere presentato, devo avere dei motivi fortissimi. Mi sembrerebbe di mutilare il libro privandolo del suo titolo che a me pare possa spiegare e scusare qualche cosa. Quel titolo mi guidò e lo vissi. Rimanga dunque così questo romanzo che ripresento ai lettori con qualche ritocco meramente formale. Trieste, lì, 1 marzo 1927, Italo Svevo.